L'amministrazione comunale di Castellabate ha assegnato un riconoscimento al professor Nicola Schiorazzi, illustre medico e ricercatore degli Stati Uniti. La cerimonia di consegna è avvenuta nell'aula consiliare Corrado Grande del Comune, nell'ambito del premio al professor Aniello Ferrara, promosso dall'associazione Raffaele Passarelli. Motivo di vanto per le origini castellabatesi dei suoi nonni e per gli eccellenti risultati professionali provenienti dalla ricerca medica ed in particolare nella cura della leucemia linfatica cronica. What do you think about this meeting and this prize and this place? So it's a wonderful place. È un bellissimo posto con il quale ho un'affinità particolare perché è il luogo da dove il padre di mia madre proviene. Per quanto riguarda questo premio, è una bellissima opportunità per me ricevere questo riconoscimento, soprattutto considerando le qualità del professor Ferrara. Si sente come lui non fosse stato solo un medico eccezionale, ma anche un uomo meraviglioso, il quale donò molto della sua vita per prendersi cura dei suoi pazienti e dei suoi amici e parenti. Quindi è davvero un onore e io apprezzo moltissimo. L'esempio nel professor Chiorazzi, del quale i nonni materni della famiglia Ippolito nel 1899 lasciarono il nostro territorio, la nostra comunità, il Cilento, per recarsi, vista la condizione socio-economica di quegli anni, negli Stati Uniti. Uno ha fatto ritorno, altri invece hanno poi messo radici, hanno comunque creato le basi di uno sviluppo di vita, di un progetto di vita lontano dall'Italia, lontano dalla terra natia, e oggi questo riconoscimento al professor Chiorazzi, ripeto, vuole essere anche un momento per ricordare quegli anni, ricordare quella pagina di storia, ricordare come tanti italiani sono andati via dalla propria nazione, dalla propria terra natia, e oggi insomma si sono affermati e sono delle eccellenze delle quali noi siamo orgogliosi.